Io direi di prenderci un paio di secondi per far avvicinare ancora più persone sotto il palco, perché il momento magico sta per iniziare. Avete capito di quale momento magico si tratta? Non vi sento. Avete capito di quale momento magico si tratta? E allora abbiamo bisogno dell'urlo, abbiamo bisogno della carica, abbiamo bisogno di voi, perché adesso faremo un viaggio, faremo un salto al di fuori della realtà ed entriamo in un altro universo che ci ha fatto sognare per tantissimi anni, con tantissime serie, con tantissimi film, con tantissimi prodotti. E allora, pubblico di Rimini Comics, io vi chiedo non un applauso, ma un'esplosione, perché con il vostro aiuto e con il battito delle vostre mani vi voglio lanciare in un universo chiamato Rainbow. We were born for greatness. We're not nameless, we're not faceless. We were born for greatness. We're not nameless, we're not faceless. We were born for greatness. We're not nameless, we're not faceless. We were born for greatness. It doesn't matter if the world is grown mad, if we just hold on, if we just hold on, yeah. The sky is falling and the world is gone mad, and we sing our songs and we just hold on. Greatness. No, we're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. Signore e signori, ben arrivati nell'universo Rainbow. E allora fatevi sentire l'esplosione, perché nello specifico vi vogliamo lanciare nel castello di Alfea insieme a tutto il Winx Club. Fatelo, fatelo, fatela l'esplosione di Rimini Comics Cartoon Club edizione 2023. Ben arrivati, ben arrivati, ben arrivati. Grazie di essere qui con noi. Siete tantissimi, siete bellissimi e noi siamo pronti per aprire questo terzo pomeriggio dell'edizione 2023 di Cartoon Club e Rimini Comics con tantissime, tantissime sorprese. Prima di tutto, questa dedicata al Winx Club. E allora, Davide, ti chiedo per favore di scemare un pochino la musica, perché, come sapete, le Winx le conoscete tutti quanti. Alzi la mano chi conosce le Winx. Alzi la mano chi non le conosce. Allora, adesso ti prendi per un orecchio e ti porti fuori da solo, per favore, perché devi conoscere per forza. Tutti conoscono le Winx. Un fenomeno che in quasi 20 anni, dico quasi perché l'anno prossimo le Winx compieranno 20 anni, un fenomeno che ha spopolato in tutto il pianeta, un fenomeno che ha portato l'amicizia, il senso di gruppo, la magia, il risolvere i problemi, il compiere missioni, il sconfiggere i nemici e le difficoltà insieme con poteri magici, ma non solo. Un fenomeno che è diventato qualcosa di pazzesco, conosciuto, come già vi dicevo, in tutto il mondo. Ci sono state serie, ci sono stati film, ci sono stati spin-off. Adesso so che stanno preparando un reboot pazzesco. Non sarò io a raccontarvi questa cosa, ma abbiamo un sacco di ospiti, come già vi stavo anticipando qualche secondo fa. Ma prima di iniziare, come ogni titolo, è giusto partire con una sigla. E allora, Davide, mi fai partire un piccolo video, perché abbiamo...
l'onore e il piacere di avere sul palco la voce ufficiale di tutte le sigle delle Winx, Elisa Rosselli! Siete pronti ad aprire il cassetto dei ricordi insieme a me? E a vivere tantissime emozioni insieme? Ma io non sento questa energia di trasformazione, fatemi sentire un po'. Siete pronti? Come? Ah, adesso sì che ci possiamo trasformare. È un altro giorno, il sole splende, oggi sarà un'avventura, un'altra sfida inizierà, noi siamo pronte e vinceremo, sai perché, senza paura, di fronte alla malvagità, noi siamo il sole. Possiamo fare ciò che vuoi, un po' di shopping, diamo una grande festa e poi domani a scuola saremo ancora insieme noi, tra le emozioni e la magica fisica, se sono a terra, mi dite tu per noi sei. Continuatela l'esplosione per Elisa Rosselli e tutte quante le cosplayer delle Winx per questa reunion.
Ciao Elisa. Ciao. Ben arrivata a Rimini. Grazie mille, non vedevo l'ora. So che hai preparato un'altra sorpresa dopo, vero? Molte sorprese, sempre per i miei piccoli e grandi Winxers. Ma sarà un assaggino o proprio uno show? Un vero show. Ah, e allora siamo curiosi, rimaniamo tutti quanti qui in attesa. Certo. Perfetto, e allora facciamogliene un altro applauso. Grazie mille. A dopo. Elisa, di essere stata con noi, ci vediamo tra poco. Voi Wings rimanete qui sul palco perché, come vi dicevo, gli ospiti sono tantissimi e non abbiamo un ospite qualunque, ma abbiamo una mente particolare, una mente speciale, una mente magica, una mente che ha tirato fuori tutto questo universo chiamato Rainbow, una mente geniale che ha creato questo fenomeno, ha creato le Wings, le ha pensate lui, le ha portate in tutto il mondo e le ha fatte diventare questo spettacolo che tutti conosciamo. Almeno una volta tutti hanno sentito parlare delle Wings, e non solo tutti voi, ma in tutto il pianeta. E allora, preparatevi non l'applauso normale, ma l'esplosione che io conosco del pubblico di Rimini Comics, ma dobbiamo farglielo sentire anche a lui, perché abbiamo l'onore, il piacere e la possibilità di avere qui sul palco il papà delle Wings, il dottor Higinio Straffi! Eccoci! Salve! Buonasera, dottor Straffi, è un piacere e un onore sempre essere, trovarci piacere sul mio. Palco insieme. Piacere mio, sicuramente, perché mi emoziono sempre a vedere tutto questo calore, tutto questo affetto che c'è intorno a questi personaggi che abbiamo creato in Italia e che fanno emozionare un po' in tutto il mondo, ma qui da noi ha un sapore particolare. E assolutamente, io ho avuto il piacere di poter seguire qualche piccolo passo di questo fenomeno dall'anno scorso, che erano i 18 anni delle Wings, quest'anno i 19 anni delle Wings, e l'anno prossimo che succede? L'anno prossimo stiamo preparando grossi festeggiamenti perché arriviamo a 20, numero pieno, quindi c'è qualcosa di importante anche che mi dicono che non devo dirlo io, però diciamo noi stiamo preparando un raduno molto importante per i 20 anni, e arriveranno da qualche parte in Italia i fan da tutto il mondo, poi dopo sapremo dove avverrà questo raduno. Io, visto che siamo qui a Rimini, e a me piace tantissimo come città, quasi quasi ho una mezza idea di dove potremmo fare questa festa. Dici? Dico, ma non lo dirò io, non lo diremo noi, e abbiamo un altro onore di avere qui sul palco per annunciare questa grandissima sorpresa, e vi chiedo un grandissimo, grandissimo, una grandissima esplosione, perché abbiamo avuto la possibilità di avere qui sul palco di Cartoon Club Rimini Comics il sindaco di Rimini. Fatemi forte l'applauso per Jamil Sadegholvad. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buonasera, buonasera sindaco, è un piacere averla qui, e vi lascio un attimo perché so che annuncerete una grandissima sorpresa. Ma io credo che sarà una grandissima sorpresa, sicuramente io come sindaco di Rimini sono molto molto contento di poter arrivare a questo annuncio che ovviamente farà il dottor Higinio Straffi, ma come dire, Rimini Comics è la dimostrazione di come questa città sia pronta ad ospitare eventi straordinari legati appunto al mondo dei cartoon, e quindi per il 2024, essendo una ricorrenza, un anno molto importante, avremmo pensato una cosa. Higinio Straffi? Avremmo pensato che forse possiamo farlo qui a Rimini. Chiaramente. Voi che dite? Però dobbiamo promettere che saremo molti di più anche dall'Italia, se lo facciamo qua. Che ci sono tantissimi altri paesi che vogliono fare questo raduno dei 20 anni delle Wings, quindi se lo facciamo a Rimini dobbiamo dimostrare che la Riviera Romagnola è quella più adatta ad ospitare le Wings da tutto il mondo. E il sindaco faremo sicuramente, Rimini sarà invasa da
da chi in 20 anni si è fatto appunto prendere, rapire dalla magia delle Winx. Quindi sicuramente sarà un 2024 all'insegna delle Winx. E abbiamo tantissimi eventi a cui stiamo lavorando e sicuramente quello delle Winx sarà uno dei più belli in assoluto. Poi approfitto per dire che con il sindaco e appunto l'amministrazione di Rimini stiamo anche pensando di aprire una sede della Poliarte, questa accademia delle arti, del cinema, del design, della moda che c'è ad Ancona, e ci sembrava giusto portarla anche a Rimini. Beh, questa quindi... è un'altra grande notizia, perché è vero che ci sono i costumi, è vero che ci sono i cartoni animati, ci sono insomma i fumetti, però dietro c'è sempre tanto tanto studio, tanta preparazione. Esatto. E chiaramente avere la possibilità anche a Rimini di avere dei percorsi di studio altamente formativi legati a questo mondo, secondo me, è molto molto importante. E io ringrazio Poliarte di lavorare insieme a noi, all'amministrazione comunale, per poter raggiungere questo obiettivo, che io credo sia a portata di mano. Ci dobbiamo lavorare ancora, però sicuramente sarebbe un obiettivo importante. E c'è anche un desk Poliarte qui sotto per chi vuole avere maggiori informazioni. E allora grazie mille, sicuramente andando avanti con nel corso dei mesi andremo a scoprire tutti quanti i dettagli di queste iniziative, di questa festa, di questa appunto iniziativa artistica, e lo conosceremo andando avanti. Se volete aggiungere qualcosa, perché noi siamo emozionatissimi, vedo il pubblico che freme per andare avanti e per sapere ancora che cosa succederà. Ma come dire, lascerei ancora un po' di alone di mistero, però sicuramente sarà una tappa di avvicinamento a questo grande evento, e come si fa per le cose importanti daremo volta per volta informazioni per fare in modo che davvero tutti i presenti portino altri amici, insomma tutto il mondo degli appassionati delle Winx dovrà essere qui il prossimo anno. La data è ancora da svelare, però sarà una data sicuramente piacevole per poter vivere anche con i costumi delle Winx. Chiaramente non lo possiamo fare a Natale, perché diversamente è complicato indossare certi costumi, ma ci faremo trovare pronti per un grandissimo 20° compleanno. E noi faremo il possibile perché tutto il mondo arrivi qui a Rimini. E noi aspettiamo. Grazie. Grazie mille. Davvero, grazie a tutti. Signor sindaco, grazie davvero di essere stato qui con noi. E allora, dottor Straffi, io prima di congedare le ragazze, anzi, approfitterei di far avvicinare un pochino, perché l'anno scorso abbiamo fatto questo primo cosplay contest dedicato alle Winx, e quest'anno ne rifaremo un altro. Quest'anno so che faremo un campionato mondiale di Winx, verranno invitate 8 Winx prese da tutte quante il mondo che si ritroveranno a Milano a novembre per la finalissima, e ovviamente anche Cartoon Club e Rimini Comics fa parte di questo circuito importantissimo per scegliere la campionessa mondiale Winx. L'anno prossimo so che ci sarà un contest ancora più grande, ancora più forte. Allora vogliamo farvi vivere qualche piccolo istante del contest dell'anno scorso con un piccolo video. Grazie mille, Davide. E allora io vi chiedo un grandissimo applauso, perché qui sul palco, in mezzo a tutte loro, c'è la campionessa dello scorso anno, Astra! Nei panni di una bloom estiva, una bloom on the beach, quest'anno lei è stata la vincitrice dell'anno scorso, sarà in giuria quest'anno, scopriremo chi sarà la vincitrice appunto del 2023. Approfitto per ricordare a tutte quante le cosplayer che ancora non si fossero iscritte a questo contest, c'è la possibilità di iscriversi fino a fine di questo mese, quindi fino al 31 di luglio, andando sul sito www.winxcosplaycontest.com, caricate la vostra foto, caricate il vostro video e partecipate automaticamente a questo contest. I selezionati verranno contattati e potreste avere la possibilità di partecipare a questo campionato mondiale e sfidare le altre campionesse Winx che verranno da tutti gli angoli del nostro pianeta. E allora grazie a tutte quante
le cosplayer delle Winx, che invito a scendere dal palco. Prendete pure posizione qui sotto se volete godervi lo spettacolo che ci sarà tra qualche istante. E io approfitto, dottor Straffi, per farle qualche domanda. Vengo da questa parte così so che sono più comodi per fare foto e video, perché abbiamo alcune curiosità che il pubblico ci ha chiesto, insomma, qualche piccola domanda, insomma. Le Winx, come abbiamo già detto, quest'anno compiono 20 anni. Un percorso pazzesco tra 8 serie, film, spin-off e anche un reboot che so che state preparando in questo periodo. In quale momento, c'è un momento particolare in cui lei si è accorto che questo progetto stava diventando qualcosa di gigantesco? C'è stato un attimo proprio che le ha fatto capire questa cosa? Beh sì, diciamo che è successo tutto rapidamente. Nel 2004, quando sono uscite prima in Italia, poi in Francia, poi negli Stati Uniti, in Germania, un po' in tutti i paesi principali, e ovunque arrivavano indici d'ascolto che erano doppi del normale delle varie emittenti che trasmettevano le Winx, e ci arrivavano i dati della Mattel e di altri licenziatari che vendevano prodotti, bambole e quant'altro, come fosse pane. Quindi ci siamo resi conto che effettivamente questi personaggi avevano, diciamo, fatto breccia un po' ovunque, e che quindi la ricetta, praticamente i contenuti delle Winx, erano veramente globali ed universali. Stava funzionando, sì. Come cosa. Bello, bello, bello. No, deve essere stata un'emozione pazzesca, immagino, scoprire che stava diventando per un fenomeno. Per me è stato prima ancora, quando abbiamo iniziato i test di animazione e vedere dal disegno statico questi personaggi che si muovevano, che volavano, che parlavano, eccetera, già lì mi ero reso conto che avevano effettivamente qualcosa di molto particolare. Abbiamo studiato l'occhio, un po' tutto quello che era il look delle Winx, e erano veramente molto molto potenti, che noi maschietti chiedevamo uscite dallo schermo. Eh sì, effettivamente è vero. Alzi la mano chi si è innamorato almeno una volta di una Winx. Vabbè, un po' tutti. Solo Musa, ma come solo Musa? E tornando indietro, all'inizio di tutto, ci sono state difficoltà creative durante appunto la creazione della serie, magari che so, nella costruzione del mondo delle Winx, della storia, oppure proprio della loro personalità? No, per la storia mi sono preso quasi un anno, 9-10 mesi come una vera gestazione per mettere a punto tutto, tant'è vero che avevo già scritto le prime 3 stagioni sperando che andasse bene la prima, quindi, però c'era già tutto il fil rouge e le rivelazioni che dovevano avvenire andando avanti con il racconto. E invece la parte grafica effettivamente è stata un po' più complessa, perché dopo aver realizzato già un episodio e averlo anche presentato ad alcune emittenti televisive, mi ero reso conto che non erano così forti, così originali come volevamo, così made in Italy, così innovative, e quindi abbiamo ricominciato tutto. Ho detto ai miei, che erano appunto i miei più stretti collaboratori, dico, mi sono reso conto che non sono forti abbastanza, dobbiamo ricominciare da capo nella ricerca grafica, e ci sono state scene di persone che volevano buttarsi dalla finestra, altri che volevano, insomma, non è stato facile convincerli, e ho messo in squadra una stilista proprio di moda. Tornando proprio al discorso di Poliarte, no? Di quanto è importante anche la specializzazione. E questa ragazza, che era di Ancona ma lavorava a Milano, lavorava per il gruppo Prada, Miu Miu, ci ha realizzato tutta una serie di look, di tagli di capelli, di cose molto molto più freschi e innovativi. E da lì sono nate, poi messe a modello d'animazione, sono nate le Winx come le avete conosciute voi in televisione, perché di quello che era il primo pilota, che si chiamava appunto Magic Bloom, non c'è stato più nulla di trasmesso. Anche perché immagino in un processo creativo essere pronti a prendere l'idea e accantonarla per ricominciare. No, nel cartone animato non si fa mai, perché il cartone animato ha dei costi spaventosi, quindi quando si è già arrivati all'animazione, al colore, non si butta più niente e si va avanti comunque. Però questo progetto era talmente importante, la Rainbow aveva
qualche soldino in più che era venuto da Tommy Oscar, da alcuni piccoli successi che avevamo fatto prima, e io che sono appassionato di questo mestiere ho detto chi se ne frega, buttiamo tutto via e facciamo una cosa ancora più forte. Ha funzionato alla grandissima, quindi gli farei un grandissimo grandissimo applauso. E io ho qualche domanda adesso invece che arriva direttamente dalla community. Sono state selezionate tantissime domande, abbiamo preso quelle più richieste e le portiamo proprio qui, così la community magari riesce a soddisfare qualche curiosità in più. Ci chiedono se potesse cambiare qualcosa nella storia, trama, insomma, delle Winx, che cosa cambierebbe? Ma devo dire niente, perché ha funzionato talmente bene che non cambierei niente. Farei magari più attenzione dalla quarta serie in poi, che diciamo abbiamo un po' più seguito le richieste anche dei broadcaster, eccetera. Invece, come stiamo facendo nel reboot, farei più attenzione a quello, cioè a mantenere la storia molto molto in sintonia con quello che è il DNA delle Winx, cioè essere sempre avanti, sempre contenuti diversi dal solito, trovate che magari sono nuove per il pubblico, e questo penso sia l'unico elemento che dobbiamo tenere sempre a mente. Assolutamente, assolutamente sì. E poi ci chiedono anche se era possibile sapere di più, anche se ne abbiamo parlato insomma poco fa, sulle origini del Winx Club come Magic Bloom, appunto. Quello che ho raccontato prima, cioè la serie si chiamava Working Title perché non abbiamo mai pensato di chiamarla Magic Bloom, è un titolo troppo infantile, però diciamo era proprio diversa come grafiche, soprattutto la storia era simile, ma le grafiche erano molto diverse, e da lì questo grosso lavoro che vi ho detto per azzerare tutto e fare qualcosa di nuovo. E poi ci arriva invece una curiosità proprio sul suo gusto personale. Chi è il suo cattivo preferito della serie animata? Quale? Valtor è il cattivo preferito, però ragazzi, le Trix sono troppo fighe, dai. Ci farei pure uno spin-off sulle Winx, magari forse live action, non lo so, come ci sto pensando. Perché delle Trix sappiamo poco. Esatto. E invece la sua trasformazione preferita? Enchantix, diciamo. Enchantix. Il dottor Straffi si è sbilanciato quindi sulle trasformazioni. Poi la community ci chiede: ha mai desiderato di aggiungere una fata con un potere diverso? E in caso quale potere? Ma ci ho pensato a volte, però poi sono talmente già tante, perché sei sono parecchi personaggi, anche Roxy che ha questa settima Winx che arriva ogni tanto, e diciamo mi sarebbe piaciuto avere una fata telepatica che riusciva a leggere un po' la mente, no, degli altri, però diciamo che Musa è un po' così e quindi non ci serve un'altra, ce l'abbiamo tutte. E invece in caso di un personaggio completamente nuovo, insomma, da aggiungere come membro del Winx Club, ci sarebbe un personaggio famoso al quale si ispirerebbe per creare questo personaggio nuovo? Beh, adesso nel reboot avremo delle grosse novità. Un personaggio molto molto importante farà il suo ingresso in questa nuova serie. E per la parte visiva non ci siamo ispirati ancora a nessuno, però c'è qualche idea. Ok, quindi ha già risposto anche all'ultima domanda, che appunto chiedevano se verranno introdotti nuovi personaggi nel reboot. A quanto pare ci sarà qualche sorpresa. Ci saranno grosse sorprese nel reboot, qualcosa di veramente veramente nuovo, e quindi invito tutti ormai ancora un anno e mezzo circa di produzione, ma penso che i fan nuovi, ma soprattutto anche quelli di ieri, troveranno una serie interessante e avvincente da tutti i punti di vista, dal contenuto alla parte grafica. Io sono curiosissimo, alzi la mano chi è curioso, ma non possiamo fare spoiler di nessun tipo, quindi
purtroppo non si può fare niente. E allora io vi chiedo un altro grandissimo applauso per il dottor Iginio Straffi. Grazie ancora di essere stato con noi. Ovviamente rimane qui perché adesso partiamo con lo spettacolo, giusto? Certo. Adesso c'è da divertirsi. E allora grazie ancora. Grazie a voi, grazie di essere stato qui con noi. E insomma, io adesso vi voglio lanciare, catapultare, scaraventare nell'universo delle Winx. Tornerà la grandissima voce che avete sentito poco fa, accompagnata da un corpo di ballo esplosivo. E allora sono pronto a lasciare, anzi facciamo una cosa, mi fate un piccolo applauso, quelli di cortesia, piccolo che sale insieme alla mia mano, vediamo se avete capito. Bravi, avete capito? Quando arriva al cielo voglio anche l'urlo, perché il palco, la scena, lo spettacolo, sono pronto a lasciarlo alla voce di Elisa Rosselli con la Rainbow Dance Crew! Io e te distesi al sole, la brezza sfiora il mare, ma fa un caldo tropicale, dai, andiamoci a tuffare. È bello galleggiare, guardare il mondo a testa in giù, mi perdo dentro il cielo blu, mi sembra di volare. Un altro posto come questo no, non c'è, il paradiso è un sorriso, il resto poi verrà da sé. È un'isola incantata che ognuno ha dentro sé, che aspetta solo noi. Are you ready, girls? Sotto la pioggia col sole, canta la nostra tribù. Te quiero mambo, chiwambo, I love you. E quando viene la notte, la festa continuerà, perché mambo, chiwambo è la felicità. Mayday, allarme rosso, mayday, se la malinconia ti prende tu soffia la via, basterà una canzone, se vuoi saltiamo insieme sul mio raggio di sole, poi facciamo il surf nel cielo blu, il resto può aspettare. Un altro posto come questo no, non c'è, il paradiso è il tuo sorriso e quella gioia dentro te. E dopo un acquazzone oltre le nuvole c'è sempre un arcobaleno. Hey! Sotto la pioggia col sole canta la nostra tribù. Ti chiedo mambo, chiwambo, I love you. E quando viene la notte la festa continuerà, perché mambo, chiwambo è la felicità. Altro posto come Rimini, no non c'è, il paradiso è il tuo sorriso e quella gioia dentro te. E dopo un acquazzone oltre le nuvole c'è sempre un arcobaleno. Sotto la pioggia col sole canta la nostra tribù. Ti chiedo un mambo, chiwambo, I love you. E quando viene la notte, la festa continuerà, perché mambo, chiwambo è la felicità. E quando viene la notte, la festa continuerà, perché mambo, chiwambo è la felicità. L'amore non è un gioco, prima o poi lo capirai. Quando mi tieni stretta, sento il freddo tra di noi. Troppe sono le parole sigillate nel tuo cuore. No, non è facile amare te. Mi perdo tra i ricordi, tra sorrisi e lacrime. Se guardo nei tuoi occhi, io non so più chi sei. Prova a lasciarti andare solo per un momento, o sarà tutto inutile. Tu dimmi quando finirà questo vivere a metà. Mi prendi e mi lasci e poi chi sarà di noi? Sta
sono importante quanto tu lo sei per me. Mi dico adesso basta, che cosa in quella testa, da oggi penserò più a me. Tu dimmi quando finirà questo vivere a metà, mi prendi e mi lasci e poi che sarà di noi, stavolta non mi fermerò, la mia vita è un rock and roll, sentirai la mia canzone, capirai cos'è la.
luna. Siamo noi le Wings, fonte d'energia. Con la magia sfideremo le magie. Wow. Era un test per vedere se siete veri Wingser. Beh, l'avete passato, l'hanno passato? Che bravi, bravissimi. Signore e signori, Elisa Rosselli, insieme, non andate via, venite qua, prendetevi l'applauso per tutta la Rainbow Dance Crew. Che energia, ragazzi, energia. Che bomba, ci piace. Grazie Elisa, grazie ancora alla Rainbow e grazie a tutto quanto il Wings Club. Voi non andate via, rimanete qui, il tempo di sistemare due piccole cose tecniche e ci rivediamo su questo palco per tutto il pomeriggio dedicato al cosplay. A tra poco! Is everyone ready? One day, my life changed completely. I discovered that I was special, and I wasn't alone. Ciao, ho 18 anni, ho sempre guardato le Wings, sono cresciuta con le Wings e adesso sono qui per accompagnare mia sorella. Raduno mondiale dei fans delle Wings. In questo momento sono una delle ragazze più invidiate d'Italia. Al Museo del Fumetto di Milano una mostra dedicata alle Wings. Festa delle fan in ogni angolo del pianeta. Fan di ogni nazione hanno pubblicato sui social i loro auguri. Gli auguri da tutto il mondo alle Wings. And now, what else could possibly happen?